Linea a te Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo. Buongiorno dal liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. Siamo all'interno di una delle aule dove fino a pochi minuti fa si sono tenuti gli esami di Stato. Io ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Donatella D'Amico. Grazie ovviamente per aver accolto il nostro invito. Ci eravamo visti un mese fa per, professoressa, parlare dell'organizzazione di questi esami di Stato in piena pandemia. Ci siamo, oggi c'è stato il fischio d'inizio degli esami di maturità. Questo primo giorno come sta andando? Allora, è vero, oggi è stata la prova del fuoco per noi come scuola e devo dire che oggi è stata una giornata che è scivolata meravigliosamente tranquilla. I nostri ragazzi hanno rispettato un po' la tempistica che era stata loro data, quindi si sono presentati all'appuntamento in anticipo senza creare assembramenti neppure sulle scale per accedere alla nostra scuola. Quindi già da quel momento si vedeva che si stava creando il clima più giusto per questo momento, che è un momento sacro per i nostri ragazzi, e quindi sono entrati, si sono accomodati nei vari locali che, come vedete, avevamo già predisposto con il massimo delle tutele possibile, e devo dire che è stata una meravigliosa esperienza per ciascuno di loro. Professoressa, le la ringraziamo per questo, perché ci ha permesso di fare questo collegamento all'interno di una delle aule dove si tengono gli esami. Vogliamo spiegare, ci sono qui dei banchetti, come funziona? Per un massimo di 10 persone possono essere presenti durante questo esame. Vogliamo spiegare questa disposizione e anche questi dispositivi di protezione che sono sopra i banchi? Sì, come vedete questa è un'aula, in modo particolare la nostra palestra, che abbiamo appunto predisposto per accogliere una delle commissioni. Vedete 6 banchi per i membri della commissione più il banco del presidente, siamo a 7. Su ognuno di questi banchi vedete posizionate una visiera. Abbiamo voluto cioè aggiungere a quanto detto dalla normativa, e quindi la mascherina, la possibilità da dare a questi nostri professori di mostrare il loro volto sorridente, in modo che il ragazzo potesse veramente trovarsi a proprio agio e non vedere solo i ninja con queste mascherine. E questo devo dire che è stato molto apprezzato dai nostri ragazzi, che ovviamente si accomodavano proprio sulla cattedra. Abbiamo un po' ribaltato il senso classico dell'organizzazione nell'aula, quindi il ragazzo, come vedete, si accomodava sull'aula, osservava tutti quanti i professori messi a ferro di cavallo e poi accedeva subito alla LIM con il PC per poter mostrare il lavoro fatto, e appunto iniziava questo meraviglioso dialogo che c'è stato in mattinata, della durata più o meno di un'ora, come detto appunto dalla normativa. Come ci diceva, sta andando bene questa prima giornata, gli esami proseguiranno fino alla fine del mese. Sì, oggi vi dicevo è andata veramente nel migliore dei modi, anche perché poi abbiamo sentito che una volta che i ragazzi si accomodavano all'esterno abbiamo sentito il botto dello spumante che veniva stappato, e abbiamo potuto quindi con grande felicità vedere che le prassi che danno serenità, danno gioia, sono state ancora una volta rinnovate. Gli esami andranno avanti fino alla fine del mese e, come state vedendo, ogni giorno dopo questo momento ci sarà la sanificazione di ogni aula, in modo che il giorno seguente i ragazzi trovino tutto pronto per il loro orale. Allora, abbiamo, grazie anche all'assistenza tecnica di Loris Bennato, abbiamo ovviamente con le nostre telecamere dall'esterno della scuola seguito gli studenti prima dell'esame e anche al termine della prova d'esame. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio e andiamo ad ascoltare alcuni studenti che stavano attendendo il loro turno per poter sostenere l'esame di maturità. Non è la notte prima degli esami, ma è qualche ora prima degli esami, questi esami di maturità particolari. Siamo all'esterno del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara, non ci sono gli iscritti. Come state vivendo queste ore che vi separano dagli esami? Allora, io personalmente non sono preoccupata, perché mi sembra una situazione assurda, quindi diciamo che per adesso non sono ansiosa. Avete evitato le versioni di greco, di latino, uno spauracchio per voi del liceo classico?
Sì, da una parte, ecco, se uno proprio deve trovare un lato positivo è questo. Ti possiamo chiedere cosa stai ripassando, se ci puoi far vedere? Sì, sto ripassando Feuerbach, che è filosofia, e diciamo che penso che filosofia sia il mio cavallo di battaglia. Sì. Cosa dovrete fare? Avete preparato anche un argomento a piacere e anche una tesina, immagino. Sì, allora, i primi 15 minutti noi parleremo, appunto, tratteremo un argomento delle materie di indirizzo, quindi latino e greco, e dovremmo parlare di questa versione che ci è stata consegnata e trattare di un argomento, appunto, di greco. E poi 10 minuti sarà dedicato a un brano d'italiano che abbiamo fatto durante l'anno e commenteremo quindi questo brano, e 20 minuti sono dedicati a un percorso multidisciplinare, che è quello che, diciamo, temiamo un po' di più, e alla fine sarà dedicata una parte per l'alternanza scuola-lavoro che abbiamo fatto in questi anni e cittadinanza e costituzione. La preoccupazione più grande, secondo me, è entrare a scuola, entrare di nuovo dopo tutto questo tempo in quelle classi che mi hanno accompagnato per questi anni e rivedere per la prima volta i miei professori. Penso che quella sia la cosa che mi emozionerà un po' di più. Anche tu contenta di aver scampato la versione di greco? Sicuramente è stato un sollievo sapere che non c'era la prova scritta, perché era sicuramente importante e difficile. Tra poco ci sarà questo orale e poi il giorno dopo cosa farai? Il giorno dopo vogliamo andare a Campo Imperatore a mangiare gli arrosticini, fermarci possibilmente la notte, se è bel tempo, se tutto va bene. E dunque i ragazzi del liceo classico già pensano al dopo, a come festeggiare la maturità con il prodotto tipico della nostra regione, gli arrosticini. Professoressa D'Amico, una prova ovviamente solo orale, nessuno scritto, si è parlato di tante cose in quest'ora di colloquio, di esame con i ragazzi. Sì, è vero, i ragazzi, come abbiamo sentito, hanno raccontato un percorso di tutto un anno, questo elaborato che ha sostituito proprio la seconda prova scritta, greco e latino, poi c'è stato italiano, poi c'è stata la parte del colloquio multidisciplinare, la parte che riguardava l'alternanza scuola-lavoro, quindi i ragazzi veramente hanno avuto il massimo del tempo e della possibilità di esporre passo per passo quello che è stato un percorso che è durato un anno intero, nonostante questo periodo di didattica a distanza. E allora abbiamo ascoltato le voci di chi doveva sostenere l'esame, ora andiamo ad ascoltare e a vedere chi l'esame poi lo ha portato a termine. C'è stato anche il brindisi, prosecco, pizzette, vediamo il servizio. Tutto bene, tutto bene. Ho portato Polibio e Cicerone nell'elaborato di greco e latino, quindi il modello di costituzione, l'anaciclosi. Mi è stato chiesto nella seconda parte Gabriele D'Annunzio, a cui è intitolata anche la nostra scuola, e ho parlato della figura del superuomo e dell'esteta. Per la terza parte mi è stato assegnato un percorso su intellettuale e potere, quindi la figura degli intellettuali collegati direttamente al potere nel corso della storia, a partire da Seneca nel mondo latino fino ad arrivare al Novecento, quindi D'Annunzio, Gentile e tutti i rapporti con il potere, appunto. Ho poi discusso la mia relazione di alternanza scuola-lavoro del PCTO e mi è stata fatta la domanda su cittadinanza e costituzione riguardo gli organismi sovranazionali, quindi ONU e NATO, e il concetto di guerra e pace. Micaela, classe? Quinto G. Quinto G, com'è andata? Ma in realtà molto bene, cioè è stato, diciamo, più facile del previsto, nel senso che lo avevo un po' troppo drammatizzato questo esame, invece i professori mi hanno messo molto a mio agio, mi hanno facilitato il compito, nel senso che mi lasciavano parlare senza eventuali correzioni, se vedevano che tentennavo un po' mi aiutavano subito e facevano domande comunque che non erano mirate a
a renderti più difficile il lavoro, quindi è stato tutto molto, mi sono trovata veramente a mio agio. È dispiaciuto aver saltato gli ultimi mesi di scuola, tantissimo. Non aver visto i compagni? Sì, tantissimo, infatti ieri sera sono stata qui per la notte prima degli esami perché è stata l'unica cosa che diciamo ci hanno concesso e la gita, un'altra cosa che abbiamo fatto, ma per il resto mi è dispiaciuto perché in ogni anno gli ultimi giorni di scuola sono sempre stati fantastici e l'ultimo anno non farli è stato molto brutto. Tra l'altro nella nostra classe c'è un clima bellissimo, quindi ci sarebbe piaciuto viverli insieme. Hai concluso questo ciclo di studi in un periodo particolare. Cosa ti senti di dire e che insegnamento ti lascia quello che è successo negli ultimi mesi? Allora, quello che mi dispiace è non aver vissuto gli ultimi mesi di scuola, quindi quelli che erano forse il periodo più bello poteva essere, quindi i 100 giorni all'esame, l'ultimo giorno di scuola, l'ultima assemblea che per noi è molto importante e comunque è stata una bella emozione rientrare questo. Da domani si pensa al futuro, alla facoltà universitaria e anche alle meritate vacanze? Sì, assolutamente. Io ovviamente tra un po' devo iniziare a prepararmi per i test di medicina, quindi diciamo che non me la godrò tanto l'estate. Bocca al lupo. E a proposito di futuro, chiedo alla preside D'Amico, chiaramente adesso state per chiudere questo anno scolastico tribolato, se ne aprirà un altro probabilmente ancora più complicato, se tutti ce l'auguriamo, le cose restano così e Dio non voglia peggiorino come qualcuno dice. Quali saranno, visto che lei è anche componente del Comitato Tecnico Scientifico abruzzese, le proposte per la scuola per ripartire in sicurezza, ma ripartire, insomma, far tornare i ragazzi tra i banchi? Guardi, intanto stiamo attendendo dal Ministero, dal nostro Ministero, quelle che sono le linee guida, perché ovviamente saranno su quelle linee guida che si svolgeranno anche le azioni messe in campo nella nostra regione, come giustamente lei ricordava. Siamo pronti a metterci in gioco, a costruire piano piano un percorso di estrema sicurezza. Non sappiamo in che modo e non sappiamo quali saranno ovviamente le cautele che dovremo attivare su ogni edificio scolastico, anche a proposito dell'orario, degli spazi, ma comunque siamo pronti, perché io penso che la cosa più importante sia appunto quella di avere motivazione e molta volontà per cercare di risolvere questo problema per i nostri ragazzi, quindi siamo pronti a questa sfida.